facile toglierci privandoci della nostra libertà, non è così. Anzi, la croce di Cristo ci restituisce alla verità della nostra vita, ci fa scoprire che solo nel dono di noi stessi, non importa se gli altri si mettono contro, qualcuno non lo capisce, solo nel dono gratuito c'è il vero senso della nostra esistenza. Quante difficoltà ha incontrato Francesco, ce le possono raccontare i suoi figli, conosciamo la storia. Si è arreso? No, ha continuato a cercare. Pianto? Certo, ha vissuto momenti di scoraggiamento, ma li ha vissuti davanti al Signore. Non sono quelli che ci devono abbattere. Guai a me se non sperassi più in Lui. Sono le parole di Gesù che ritornano con forza. Venite a me, voi che siete affaticati, stanchi, oppressi. Venite a me. A chi andiamo? Quando scopriamo che questo tesoro è messo nelle nostre mani, il Vangelo diventa allora per noi non più una bella parola che ci entusiasma, ma la roccia su cui poggiare la nostra esistenza, il tesoro che non vogliamo tenere più per noi stessi, è la forza che ci consente di camminare insieme, di uscire dal santuario. Che bello aver ascoltato nella prima lettura questa figura misteriosa e concreta, l'uomo di Dio, il popolo di Dio, non solo nelle singole persone ma nella comunità, esce, proprio Francesco ce lo dice continuamente, usciamo, usciamo, è diventato uno slogan che per alcuni non significa più niente, uscire non significa solo attraversare la soglia, uscire significa passare da questo momento più intimo e sacro alla vita quotidiana per continuare a incontrare Lui, per costruire città vivibili, accoglienti a misura d'uomo, per dare il nostro contributo serio, concreto, coraggioso, profetico. Il Vangelo, potremo noi tacere? Continuiamo a cantare la verità. Durante la celebrazione continuiamo a innalzare il profumo dell'incenso, ma continuiamo a farlo nella nostra vita di ogni giorno, lì dove i cattivi odori della violenza, dell'egoismo, dell'indifferenza sembrano smorzare totalmente e minacciare la crescita del regno di Dio. Abbiamo questa responsabilità tutti, siamo tutti discepoli del Signore, dunque tutti missionari del Vangelo. Non è la predica che risolve il Vangelo. Nell'omelia siamo aiutati a far sì che questa parola entri, ci rimetta in piedi e ci faccia camminare uscendo per le vie del mondo, come Francesco, per incontrare ogni persona che cerca con noi e che è considerata piccola, povera, smarrita e prediletta nel regno di Dio. Ma non abbiamo paura di prendere anche noi su noi stessi questo gioco. Non è un peso che ci blocca, è un vincolo che ci tiene uniti, che ci fa andare incontro agli altri per condividere la fraternità, per costruire la fraternità. È dolce il gioco del Signore, è leggero il suo carico. Il Vangelo è la forza rivoluzionaria che può rimettere al centro della esistenza di ogni persona, della storia dell'umanità, Dio, attraverso l'attenzione agli altri. Insieme camminiamo per incontrare Lui, senza chiudere mai gli occhi e il cuore a chi ci sta incontro. Anzi, andiamo a cercare chi nascosto non ce la fa più. Gioiremo, canteremo e ameremo per sempre. Carissimi, siamo riuniti per celebrare l'anniversario del matrimonio di Giovanni e Francesco. Essi hanno camminato insieme
sostenendosi a vicenda, e hanno svolto la missione di padre e di madre. Partecipi della loro gioia, rendiamo grazie a Dio Onnipotente, che ha impresso nella loro vita un segno del suo amore. Carissimi Giovanni e Francesco, siamo lieti di associarci a voi nell'inno di lode al Dio Altissimo per tutti i benefici che vi ha elargito nella vita familiare. Egli vi confermi nel reciproco amore, perché formiate sempre più un cuor solo e un'anima sola. Allora ci sono problemi di lettura, eccellenza, non importa. Va bene, allora, signora Rimedia. Benedetto sei tu, oh Padre, per una benevolenza ho preso come Giovanni come mio marito. Benedetto sei tu, oh Padre, perché ci hai degnamente assistiti nelle vicende bellezze e tristi della vita. Aiutaci con la tua grazia a rimanere sempre fedeli nel reciproco amore, per essere buoni testimoni del patto di alleanza in Cristo. Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore e colmi la vostra casa delle sue benedizioni. Per Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle carissimi, celebrando nella gioia dello Spirito la solennità del Serafico Padre San Francesco, eleviamo a Dio misericordioso le nostre invocazioni, perché ci conceda di imitare nella nostra vita i suoi luminosi esempi. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Per la Chiesa, madre dei santi e luce di Dio tra gli uomini, perché sotto la guida del Sommo Pontefice, l'azione pastorale dei vescovi e il servizio fedele dei sacerdoti renda sicuro il cammino del popolo di Dio. Preghiamo. Ascoltaci. Per l'Italia, che onora San Francesco come suo patrono, perché si mantenga fedele alle sue gloriose tradizioni di fede e di civiltà cristiana, e tutti i cittadini raggiungano un livello di vita confacente alla dignità della persona umana. Preghiamo. Per i figli e i seguaci di San Francesco, perché vedano in lui la viva immagine di Cristo crocifisso e realizzino in se stessi l'ideale di vita evangelica da lui praticato. Preghiamo. Per il mondo intero, perché il messaggio di pace e di fraternità universale portato da San Francesco trovi gli uomini disposti ad accoglierlo e a praticarlo. Preghiamo. Per noi qui presenti, perché da questa celebrazione eucaristica
Attingiamo la pace e la serenità dello spirito per essere nel mondo i messaggeri della Letizia Francescana. Preghiamo. Signore, che nel nome di Francesco d'Assisi, anche oggi doni alla Chiesa e al mondo la speranza dell'amore e della pace. Ravviva la fede nel tuo Cristo, perché tutte le creature ti benedicano e ti servano con grande umiltà. Per Gesù, immagine del tuo volto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.